Ritorna con la 14ª edizione l'evento con l'Africa nel cuore, che anche quest'anno è organizzato con il patrocinio del Comune di Fano dall'associazione L'Africa Chiama. Sabato 11 e domenica 12 luglio all'anfiteatro Rastatt a Sassonia di Fano si richiamerà l'attenzione di fanesi e turisti sui problemi che affliggono il continente africano, ma l'obiettivo è anche quello di far conoscere le numerose attività umanitarie che l'associazione fanese ha avviato da 14 anni in Kenya, Tanzania e Zambia, a favore delle fasce più deboli della popolazione, come orfani dell'AIDS, ragazzi di strada, bimbi malnutriti e persone con disabilità. Sabato 11 luglio inizieremo la manifestazione con racconti di migranti. Saranno diversi rifugiati ospitati nella nostra provincia che hanno preparato uno spettacolo appositamente per questa manifestazione. Seguirà lo spettacolo di danza Maleficent della scuola di musical Capogiro di Simona Paterniani e avremo poi come ospite Valeria Visconti, una cantante di livello nazionale. Proseguiremo la manifestazione domenica 12 luglio, sempre all'anfiteatro Rastatt. Inizieremo con uno spettacolo di pizzica della musica dell'anima, seguirà la Dance Academy con uno spettacolo di breakdance e poi il coro Neverland, diretto da Stefania Paterniani, del musical Il Re Leone, un'anticipazione del musical che poi ci sarà a Fano al Teatro della Fortuna. A conclusione, Emilio Marinelli e Anissa Guisi per un intervento musicale. Il ricavato della manifestazione, compreso quello della Lotteria Solidale, la cui estrazione sarà domenica 12, sarà devoluto agli oltre 10.000 bambini in gravi difficoltà, di cui si prende cura ogni giorno l'Africa Chiama. Il 18 luglio Anita Manti, vicepresidente dell'associazione, partirà per lo Zambia, dove c'è una scuola con 800 giovani, tra cui diversamente abili, e poi invece si sposterà in Kenya, dove si recherà negli asili e incontrerà i ragazzi di strada accolti nel loro centro diurno. Non è il primo viaggio che faccio, perché proprio in rappresentanza dell'associazione è nostro proprio premura monitorare i progetti direttamente. Quindi sarà veramente questa occasione per portare in qualche modo l'abbraccio e il sostegno di tanti sostenitori che in questi anni ci seguono e ci aiutano a portare avanti questi progetti.